Dottore, può dare un consiglio ai parenti dei familiari che saranno trasferiti in struttura? Come prepararli psicologicamente? Ok, innanzitutto questa struttura offre il supporto psicologico, per cui nel momento in cui i familiari decidono di portare il loro anziano in struttura, possono, come dire, chiedere agli psicologi come fare e quindi avvalersi del loro contributo. Quindi questo è un punto fondamentale. Quello che va evitato è quello di dire bugie, insomma, agli anziani, di dare informazioni false. Cioè di dire vai lì per fare delle analisi, vai un attimo nella struttura e poi ritorni a casa. Perché questo, come dire, crea false illusioni. Per cui quando la persona viene qui e si confronta anche con gli altri ospiti e si rende conto che non è vero l'informazione che il familiare ha dato, si sente deluso, angosciato, triste, arrabbiato. Per cui diventa più difficile, come dire, proprio l'adattamento nella struttura, perché si parte già, come dire, con il piede sbagliato. Ok, ma cosa dire all'anziano? Quindi dire la verità, dire insomma che verrà nella struttura e farà una prova, cioè cercherà, si vedrà insomma come si trova nella struttura, perché in questa struttura, come dire, avrà le cure mediche, si confronterà con altri ospiti, sarà sempre in compagnia, farà delle attività ricreative. Quindi, insomma, darla proprio come una prova, dici andiamo in struttura, vediamo come ti trovi. E non dare neanche all'anziano il senso che sia qualcosa di definitivo, perché altrimenti, come dire, l'anziano incomincia a pensare, nel momento in cui viene in struttura, incomincia a pensare, beh, allora io starò qui fino alla morte, allora devo aspettare che muoio. Quindi questo è di per sé angosciante, per cui è importante, come dire, che l'anziano senta ad ogni momento, come dire, la possibilità di scegliere, per cui se poi non si dovesse trovare bene, come dice sempre, ci sono sempre alternative. Quindi nulla è definitivo. Grazie, dottore.